Salve a tutti, 7 agosto 82, tre mesi dopo la morte di Villeneuve, l'annus horribilis della Ferrari dovette contare anche il terribile incidente a Didier Pironi durante le libere del Gran Premio di Germania. Ne uscì vivo, ma lì terminarono corsa al mondiale e carriera. Ricostruiamo quelle drammatiche ore, compresa una rivelazione che mi ha fatto un meccanico del cavallino quel giorno al box, e anche la particolare situazione personale del francese. Pironi arrivò ai Konami in testa al campionato con 9 punti di vantaggio su Watson della McLaren e 14 su Prost della Renault. Tornato finalmente alla vittoria in Olanda dopo il Gran Premio della Discordia Imola, altri due podi in Inghilterra e Francia ne avevano consolidato la leadership. Nelle prove del venerdì in Germania il miglior tempo è il suo, secondo, staccatissimo Prost, e si arriva a sabato 7 agosto. Le libere della mattina sono funestate dal maltempo, piove a dirotto, molti piloti rinunciano a scendere in pista. Patrese dice non ha senso correre rischi inutili, e anche Pironi è di questo stesso avviso, questo è quanto riferitomi dal meccanico. Ma a Forghieri lo staff tecnico sono inflessibili, occorre provare le nuove gomme Rain della Goodyear. Dicevo anche della sfera personale di Pironi. Con lui al box quel giorno c'è Véronique Jeannot, giovane attrice francese conosciuta nell'80, con la quale portava avanti una relazione, anche se nell'aprile dell'82 si era sposato con Catherine Blény. Ad ogni modo Pironi obbedisce e comincia a girare, subito velocissimo. Al quarto passaggio, alle 10.38, il dramma. In una nube d'acqua sul rettilineo prima dell'ingresso al motodrome, la Williams di Derek Daly scarta sulla destra per superare Prost, che procede lentamente. Pironi, che segue, si ritrova all'improvviso addosso alla Renault, sulla quale decolla. Questo è il racconto di Prost. Ho visto qualcosa che non dimenticherò mai. La Ferrari mi è volata sopra in verticale, restando su di me qualche secondo col muso verso l'alto, poi è ricaduta di punta sull'asfalto per iniziare una serie paurosa di carambole per 200-300 metri. Tra i primi a fermarsi Cheever e Nelson Piquet. Mi implorava di tirarlo fuori in francese e in inglese per il timore che l'auto prendesse fuoco. Volevo farlo, la macchina era sventrata, ma mi si è gelato il sangue quando ho visto un osso della gamba spuntare dalla tuta stracciata. All'ospedale di Heidelberg Pironi rimane 7 ore sotto i ferri e l'amputazione della gamba venne scongiurata. Shock e polemiche. Un amico personale del pilota, l'avvocato Paulsen, non si dà pace. Mi aveva detto che a questo punto non avrebbe più preso rischi. De Angelis non capisce. Fossi stato in lui, con questa pioggia sarei rimasto a letto. Il resto è noto. La lunga riabilitazione, seguito, vedete, dalla Jeannot, altre 30 operazioni alla gamba, poi i test nell'86 con AGS e Ligier per capire se poteva tornare. Non fu più possibile. Da lì la nuova passione per la motonautica, le gare offshore, ma il destino era ancora in agguato. Il 23 agosto 87 un'onda anomala fece volare il colibrì e Pironi, alla guida con due compagni, morì annegato al largo dell'isola inglese di Wight. 6 mesi dopo l'ultima compagna, Catherine Gu, diede alla luce due gemelli, Gilles e Didier. Oggi Gilles lavora al reparto GT della Ferrari. Grazie per l'attenzione, se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale cliccando anche la campanella per essere avvisato delle prossime uscite. Buone vacanze e a presto!